Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua con un nuovo video! Yeah! Io sono Carita Dolce e lei è la mia sorellina. Sì. Siamo qua nel mio canale YouTube, ma faremo un video anche sul canale di Nancy, quindi... Un video specialissimo! Speciale! Un video speciale dove ci sono anche io, ovviamente. Lo registreremo proprio alla fine di questo video, quindi mi raccomando, dopo aver visto questo, cliccate sul link che troverete in sovraimpressione o anche nella scheda, nei box promozioni, insomma, andate nel canale di Nancy e vedete anche il video che è veramente, veramente da bomba, da sbellicarsi, una roba veramente clamorosa. Adesso abbiamo pensato di fare il video Hi Mai! Hi Mai! Cioè, praticamente, never ever, che cos'è? Sì, never, yes, I have. Praticamente voi ci avete fatto delle domande su Instagram. Sì. Ci avete fatto tantissime domande, quindi siamo felicissimi e vi ringraziamo qua solo della vostra partecipazione, siete mitiche e mitici, tutti ragazzi e ragazze. E adesso vi ho fatto delle domande hot, strane, assurde, veramente pazzesche, imbarazzanti, quindi non vediamo l'ora di rispondere a tutte le vostre domande e dobbiamo dire, praticamente ci abbiamo dei cartelli, dobbiamo dire hai mai fatto questo? No, ovviamente sincero, certo, dobbiamo sempre dire la verità, questa è la promessa, come se fossimo davanti a un giudice. Lo giuro. Giuro solennemente di dire la verità. Nient'altro che la verità. Lo giuro, esatto. C'è l'opzione di passare? No. No? Neanche uno o due? No. Zero, si deve forza dire? Ok, sì. Dai. Sputtaniamoci. Pronti? Via, via. Hai mai preso a botte qualcuno? Oddio. Ma sì, ovviamente! Sì. Ma sì, ovviamente! Chi ha preso a botte? Però parecchie persone. Io una persona, tu! Solo me! No, io no, sì, per difesa, però quando eravamo piccole. Sì, no, 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 non partiva mai da me, però sempre per difesa, insomma, non per non essere. Anche se è un cugino. Karate Kid, vai. Hai mai usato un prodotto con paraffina o silicone? Beh, sì. Prima sì, di conoscere il video, di sapere le schifezze che c'erano dentro, ebbene sì, li abbiamo usati. Hai mai pensato di avere un figlio in questi anni? Ma sempre sì, sì. Io no. Ha detto in questi anni, magari no, nei futuri anni, ora no. Nei poi figli non devo. No, io sì, mi è capitato di avere un figlio. Di avere un figlio? No. Oddio, chi è? Di pensare di avere un figlio. È un figlio. No, no, mi è capitato di pensare, di volere, di pensare magari. Sì, chiaro, però fortunatamente è stato un pensiero molto normale, fuggitivo, insomma. Hai mai inviato un messaggio in cui dimostri i tuoi sentimenti alla persona sbagliata? In che senso? Cioè, praticamente ti sei dichiarato da una persona in un messaggio, però non era la persona giusta. Hai sbagliato a mandare un messaggio? No, fortunatamente no, spero non mi accada mai, il mio terrore. Devo dire che prima di scrivere qualcosa nei messaggi controllo bene chi sia, e soprattutto se devo dire qualcosa in particolare che non sia mio padre, specialmente una dichiarazione d'amore di mio padre. Ti amo, ti ho sempre amato, fatto a mio padre, ma che faccia, ma di scemo, vabbè, c'è il terrore incubo. Io parlo con questo messaggio molto come padre. Allora, hai mai detto una bugia su YouTube? Una bugia su YouTube? L'hai mai detto una bugia su YouTube? Sincera? Ma, io no. Ma no, ma credo di no, ma credo di no. No, non l'ho mai detta, dai. O forse a fin di bene, ma non l'ho mai detta. Ma hai detto una bugia? Ma non credo, adesso mi vedi a sprovvista. Ma no, ma non credo, no, no, non l'ho mai detta, dai, no. Sì, ebbene sì, Nancy non è mia sorella, questa è la bugia. Sono stata adottata. Mamma mia, com'è bello sto gioco! Hai mai rubato? Vabbè, aspetta, io la... non dobbiamo dire cosa. Io tipo per esempio... Le cose da mangiare. No! Io no, io tipo per esempio quando andavo con la scuola, non lo fate fino a quando in vacanza, nell'autogrill, mi rubavano le cartoline, le cose, quelle che tengono esposte fuori, noi passavamo e rubavano le cartoline, infatti la nostra maestra, cioè, non rubate le cartoline, non dicevano neanche che no, io quando ero piccola mi ricordo, però tipo una cosa di cioccolato. Ovviamente, di cioccolato. Ero piccolissima, lo giuro. Non lo fate, non lo fate. Ti arrestiamo, dai, non si ruba, mi raccomando. Hai mai bevuto così tanto da farti portare a casa da qualcuno? Vabbè, ma che domande! No. Ma tu no! Ma come? Dai, vai subito a ubriacarti, capire, non stare male, come? Vai. No, dai, sì, no, ovviamente sì, è ovvio, cioè ma... Ma lei è sempre... Ma ribelle! Ma come? Non ti ubriachi e
Hai mai riso così tanto da piangere? Ma sì, sì, ovviamente, con le lacrime. Ieri già, ieri abbiamo pianto con le lacrime. Ieri c'è cioè, notte, tanto tu mi risate che tipo io stavo a tavola. Piangevo, ridevo che siamo uscite, stavo troppo divertente. Sì, perché quando ci ridiamo, cioè quando ridiamo ci guardiamo in faccia, poi ridiamo le lacrime. Piangiamo, sì. Hai mai baciato una ragazza? Passo. Passo. Passo, no, devi dire. Io sì. Ebbene sì, ciao. No ragazze, quando ero piccola. Anche io devo dire sta cosa. Tra amiche lo facevamo. Sì, perché anche ero piccola. E comunque sì, mi è capitato di baciare una ragazza. Ma io penso che posso avere tranquillamente orientamenti. Sì. Io sì, no, io lo chiamo per amicizia, non per un orientamento sessuale. No, a me l'ho fatto per. Oddio, ho paura. Prossima domanda. Hai mai pensato di abbandonare il cibo bio? Ma io, ma noi non mangiamo questo cibo bio. Vabbè, no, il bio è sano. Sano e bio? No. Io sì, no, per rare occasioni di sgarro. Vabbè, con me. Sì, però per tutta la vita. Allora, diciamo tutta la vita. No, no. Però poi qualche volta sì. Qualche volta sì. Quindi sì, no. Però la maggior parte no. Sì, dai, no. Qualche volta. Qualche volta. Hai mai baciato in bocca uno sconosciuto? Oh, oh. No. Sì? Sì, ovviamente. Ma perché non ti capitava che tipo quando eri più piccola? Adesso da questo video ven fuori che io sono una sgualdrina pazza esaurita e tu sei sana, intelligente e sana di mente. E così è la verità. Non è tanto lontana dalla realtà. Però insomma non no. Cioè quando eri vabbè, piccola una ragazza sì lo baciava. Ma uno sconosciuto no. Non sei tanto normale. Cioè più facile che tu sei tipo io non sono normale. Ma tipo andare a una festa cosa e ti baciavi con uno. No. Non succedeva. Ma uno sconosciuto. Era sconosciuto. Sì, perché nemmeno presentarti. Vabbè l'avevi conosciuto alla festa. Baciato. Sconosciuto significa che proprio tu vedi a uno così e lo baci senza dire piacere, non gli dici meno ciao. Così proprio dai. Questo è lo sconosciuto. Uno che non conoscevo prima di quella sera, sì, però. Però io penso proprio. Cioè che vado per strada a baciare. Così significa. No, ancora non ci sono arrivato. No. Hai mai baciato senza chiedere? Hai mai? No. Questa è bellissima. Hai mai fatto la cacca a scuola o in luoghi pubblici del genere? Poco igienici pure. Che cacchia di domande! No, sì, ovviamente. Io la cacca di scuola. Tutta la maggior parte. Ma sì, ovviamente, quando scappa. No, ma dice, non solo a scuola, pure in altri luoghi pubblici. Sì, dove capita. Non per strada, però in luoghi preparati, sì. Sì, dove capita si fa, insomma. Quando scappa. Quando scappa. Poi è meglio farla a casa prima di uscire, secondo infatti, me. No, è più bella a inizi casa. La giornata in un modo diverso. Hai mai fatto un'orgia? Hai mai fatto un'orgia? Sì! Aspetta, no, l'orgia! Aspetta, che vuol dire l'orgia? Cioè, capito che vuol dire l'orgia? No, aspetta, specifichiamo. C'è una cosa tipo, cioè sì, no, perché specifichiamo. Tipo, per esempio, quando ero più piccola, mi è capitato a volte che tipo in serate particolari, poiché, diciamo, il problema è sempre quello, ti ubriacavi, insomma, troppo alcol, abbastanza disagiato. Succedeva sta cosa che... Dio. Vabbè, stoppiamo qui la cosa, non voglio proseguire un po'. Succedeva? In modo particolare, adesso sono cose errori di gioventù, dai, non ti sono mai successo. No, ma che gioventù è? Vabbè. Hai mai speso in un negozio di vestiti più di 100 euro? Ma dai, ma ovvio, ma chi spende meno sì, di 100 yes. Ma yeah, ma of course. Naturalmente, due con due facce così, 100 euro spendiamo in 3 minimo. Secondi. Ma sai come il fatto della frase del banco, guarda che su Instagram, ritirare la carta entro 30 secondi. Ma banco, ma io spendo anche tutti i soldi 30 secondi, ecco così siamo noi. Quindi questo è tutto ragazze, yeah. Questo è il video che abbiamo fatto, ci siamo divertite tantissimo, veramente delle domande troppo carine ci avete fatto. Mi raccomando lasciate un bel like a questo video, poi casomai vi faremo anche un secondo video perché è veramente bello questo video ormai. Andate a vedere il video sul canale di Nancy che è veramente bomba, è proprio ci sono anche io, quindi è speciale, andate a vedere. Tanti baci,